sii in famiglia anima di profonda convinzione, sorridente nell'abnegazione e nell'immolazione costante di tutta te stessa. Carissime amiche, carissimi amici, pace e bene a tutti quanti voi. Un pensiero, come sempre, dalla raccolta Buona Giornata per aiutarci a meditare sulla spiritualità di Padre Pio e in modo particolare sul modo con cui egli si avvicinava a consigliare i suoi figli e le sue figlie spirituali. Oggi questa raccomandazione è molto breve, ma riguarda in modo particolare una figura femminile. Potremmo pensare una madre che nella sua famiglia si trova impegnata giorno dopo giorno a fare fronte ai suoi doveri. La sostiene Padre Pio incoraggiandola e dicendole così: «Sii in famiglia anima di profonda convinzione, sorridente nell'abnegazione e nell'immolazione costante di tutta te stessa». Parole brevi ma incisive. Padre Pio sembra quasi voler offrire una chiave per aprire la porta della fiducia, la porta della gioia di chiunque riesce ad abbracciare con convinzione la sua condizione di sposa o di sposo. Quando parte l'avventura di un matrimonio cristiano, non finisce certamente quella di dover essere figlio. E tante volte la maggior parte di noi si trova a vivere nella propria vita una triplice esperienza o missione davvero impegnativa, cioè quella di essere figlio con dei doveri nei confronti dei propri genitori, poi anche la missione di essere sposo o sposa e quindi continuamente chiamato a rapportarsi alla situazione di una coppia, a mettere il noi al posto dell'io e poi la missione di genitore. Ci vorrebbe una vera e propria scuola di genitorialità per poter progredire in questa chiamata, per offrire risposte sempre più convinte, risposte, come dice Padre Pio, improntate alla convinzione, poi al sorriso, sorridente nell'abnegazione e poi anche addirittura Padre Pio usa una parola fortissima, l'abnegazione, l'immolazione costante di tutto noi stessi, cioè mettere da parte il proprio io per il bene dell'altro, in modo particolare per il bene dei figli. Dal 4 al 25 ottobre del 2015 tutto questo recentemente è stato riaffrontato, discusso e approfondito nell'assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che riguardava esattamente il tema scottante e urgentissimo della famiglia. Vorremmo provare a riprendere questa attenzione che Padre Pio ha avuto verso tutte le famiglie che si sono rivolte a lui. Questo pensiero che oggi abbiamo ascoltato è ricavato da un manoscritto che si trova proprio nell'archivio del convento di San Giovanni Rotondo ed è frutto della mano di Angela Serritelli, un piccolo faldone intitolato Notizie su Padre Pio. Per tutti coloro che hanno la sfida urgente, la sfida quotidiana di una famiglia da dover curare, sicuramente approfondire questo pensiero non sarà inutile.
Sì, in famiglia, anima di profonda convinzione, sorridente nell'abnegazione e nell'immolazione costante di tutta te stessa. Grazie per averci seguiti e arrivederci a domani. Pace e bene.